La crisi climatica è un problema che oggi più che mai sentiamo nostro, perché con l'aumento costante delle temperature ci saranno gravi conseguenze, sempre più palesi, se non dovessimo fare nulla per risolvere questa situazione tanto critica. Ma tra i vari tipi di proteste fatte per cercare di far sentire la propria voce per quanto riguarda questo tema, una in particolare ha attirato la mia attenzione. In questo video vi parlerò infatti di come imbrattare dei quadri importantissimi possa essere, per alcuni almeno, una soluzione per far sentire forte la propria protesta e la propria voce. Tutto è iniziato infatti quando a Londra dei giovani protestanti hanno imbrattato la versione del quadro di Van Gogh, I girasoli, che sicuramente avrete visto almeno una volta, presente nella National Gallery appunto di Londra. Ma il quadro l'hanno imbrattato proprio bene, si sono impegnati, tant'è vero che prima di tutto hanno utilizzato del pomodoro e poi per finire l'opera in maniera molto accurata hanno anche incollato le loro mani sul dipinto. Ma chi erano queste persone che hanno fatto un atto tanto discutibile? Ebbene, questi protestanti erano dei ragazzi che fanno tuttora parte di un'associazione chiamata Just Stop Oil. La richiesta di questa associazione di per sé non è sbagliata, tant'è vero che cerca di andare proprio contro il surriscaldamento globale, e la richiesta che fa in questo caso, quindi, è quella di cessare l'utilizzo dei combustibili fossili, che sicuramente non aiutano l'innalzamento delle temperature. Vi ricordo infatti che il surriscaldamento terrestre, in parole molto povere e molto semplici, è l'innalzamento della temperatura media della superficie terrestre, il che, come dicevo anche inizio video, è un gran bel problema perché porta tantissime conseguenze disastrose per il nostro pianeta e per le nostre vite. Il problema sussiste quando questa idea di per sé non sbagliata si tramuta nei fatti in un'idea un po' più malsana. L'idea infatti è quella di utilizzare la disobbedienza civile, in questo caso appunto il fatto di aver imbrattato dei quadri tanto importanti, come primo passo contro quelli che i membri dell'associazione definiscono come crimine contro l'umanità, appunto quello del surriscaldamento globale e dell'utilizzo di combustibili fossili. Prima di scoprire come questo evento ha avuto una risonanza tanto grande, e tanto grande da arrivare persino nella nostra Italia, finendo con il tentativo di imbrattare dei quadri anche nei nostri musei, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati con i miei video. Ebbene sì, Just Stop Oil, questa associazione che ha dato luogo a questa prima azione di rivolta, ha fatto anche in modo che la risonanza dell'evento avvenuto si diffondesse in tantissime altre nazioni, arrivando proprio anche in Italia. Infatti, nella mostra tenuta a Palazzo Bonaparte a Roma, è stato imbrattato, almeno dei giovani hanno cercato di imbrattare, un altro quadro di Van Gogh, quello del seminatore. In questo caso sono stati meno originali dei ragazzi di Just Stop Oil, perché hanno utilizzato semplicemente un barattolo di verdura per imbrattare il quadro. Comunque, per fortuna, dico che hanno tentato di imbrattare il quadro, ma non sono riusciti a farlo. Perché? Perché la società curatrice della mostra ci assicura che il quadro era protetto e che quindi anche adesso è in condizioni normalissime, non è stato quindi danneggiato. Il problema però non è tanto il danneggiamento del quadro, che non è avvenuto, ma è il gesto. Gennaro San Giuliano, il neo ministro della cultura, sente di dover infatti intervenire in questa vicenda e dice che a detta sua l'atto in questo caso è deplorevole e condannabile. Infatti, seppur il ministro riconosce che il surriscaldamento globale è un grandissimo problema, ed è così anche per lui, e seppur riconosce pure che siamo in un paese democratico dove è giusto ed è lecito protestare, è giusto allo stesso modo non rovinare, non imbrattare delle opere d'arte. Perché? Perché si può protestare in altri modi, come dice appunto il ministro, con delle manifestazioni libere, attraverso degli opuscoli, attraverso dei manifesti, scrivendo dei libri e in tanti altri modi. Le opere degli artisti però non dovrebbero essere danneggiate, proprio perché sono la testimonianza del passato e del presente, e in quanto tali devono essere rispettate e tutelate. Per approfondire di più il tema, voglio mettere un attimo su quelle che sono proprio queste associazioni, e più in generale su quello che è l'ambientalismo. Parliamo quindi di tutte quelle idee, di tutte quelle correnti che sono per la tutela dell'ambiente, appunto. E queste idee, queste correnti,
possono spesso far nascere dei movimenti sociali che si muovono per contrastare il surriscaldamento globale, ad esempio, ma anche altri problemi relativi all'ambiente. Un esempio è proprio la già citata associazione Just Stop Oil. Possono esserci poi, più nello specifico, due tipi di organizzazioni, ovvero quelle formalmente costituite e le forme organizzative non strutturate. Entrambe possono avere poi due idee diverse, grazie alle quali portano avanti la loro battaglia. Possono essere, in primis, quella della visione utilitaristica, secondo la quale l'uomo usufruisce dell'ambiente per avere quindi un tornaconto, ma proprio per questo l'ambiente deve essere rispettato perché è il sostegno per la vita dell'uomo, senza il quale quest'ultima, quindi la vita dell'uomo, non potrebbe esserci. La seconda idea invece è quella ecologica profonda, secondo la quale l'ambiente ha un valore che non si rifà all'utile dell'uomo, è distaccato dall'uomo stesso e deve essere protetto, quindi l'ambiente, proprio per via di questo valore indipendente che ha. Le strategie utilizzate poi dagli ambientalisti sono tendenzialmente due, ovvero quella della pressione istituzionale, per quanto riguarda ovviamente i temi caldi, i temi sentiti da queste associazioni, appunto, oppure c'è anche l'attivismo movimentista, che appunto, un po' come quello fatto da Just Stop Oil, in teoria serve quindi con delle azioni a far sentire la propria voce. Personalmente però, quale credo che sia il problema di base qui? Il problema è che secondo me, quando una protesta per salvaguardare qualcosa, comunque di importantissimo, in questo caso l'ambiente, finisce poi con il ledere qualcos'altro che è comunque importante, come nel nostro caso delle opere d'arte, allora c'è un problema. Non c'è un reciproco rispetto tra le due parti. Una delle due, infatti, non viene rispettata. In questo caso la parte artistica, quella dei quadri, ma paradossalmente i protestanti chiedono rispetto per l'ambiente, che ovviamente deve esserci, ma non è credibile, a detta mia, se per farlo non si rispetta qualcos'altro. Credo che le proteste debbano sì, ovviamente, esistere, ma nel rispetto più totale. In questo senso intendo anche nel rispetto delle forme d'arte. Infatti, cos'è una protesta? È un'energica dimostrazione di disapprovazione o opposizione, e come dice San Giuliano giustamente, è concessa in democrazia e quindi è concessa in Italia. Il problema diventa quando questa forma di protesta finisce con l'essere irrispettosa o addirittura illegale. Personalmente credo che l'idea di base di queste persone, di questi protestanti, sia giusta. L'ambiente deve essere rispettato e tutelato. Tutti noi, e questo infatti è un invito che vi faccio, dobbiamo fare attenzione al rispetto di ciò che ci circonda, sia per la nostra vita, ma anche per la vita di quelli che verranno dopo di noi. Però, allo stesso tempo, penso che le modalità per dire una cosa del genere a chi ha il potere di cambiare le cose devono essere delle modalità giuste, non come quelle utilizzate da chi, per farsi sentire, non vuole più rispettare altre cose, altre forme. Per concludere quindi, seppur queste proteste siano dovute ad un problema importantissimo, attualissimo, al giorno d'oggi, bisogna capire bene, oltre a farsi un'idea sul problema, le modalità che possano essere utilizzate per far sentire il proprio dissenso. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con quello che penso? Ovviamente aspetto un commento qui giù. E noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!